nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica giacchetta che io ho deciso di chiamare Giacca Cat. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato che mi è appena arrivato e che ho adorato subito per i suoi colori, ossia il Super Bowl della Lana Mondial, che come potete vedere è una bellissima palla, un gomitolo che ricorda anche una palla da basket ed è da 200 grammi misura 400 metri, un misto di lana e microfibra. Io ho utilizzato questo colore che è il numero 484 e mi sono serviti per realizzare questa giacca d'incrocio tre di questi gomitoli, anche se dell'ultimo mi era avanzato parecchio perché il terzo gomitolo mi è servito soltanto per fare terminare la seconda manica, e vi faccio vedere cosa sono andata a fare con quello che mi è avanzato. Sono andata a fare questo fantastico, eccolo qui, scaldacollo o sciarpa ad anello molto largo, in modo tale che possiamo rendere questa giacchetta ancora più fashion, se così vogliamo definirla. E quindi con quello che mi è avanzato del filato sono andata appunto a fare questa scaldacollo. Io naturalmente nel tutorial vi dirò sia come realizzare la giacca sia come realizzare questo scaldacollo. Come vi dicevo, ho utilizzato tre di questi gomitoli, non ci sono solo questi colori, voglio farvi vedere altri due colori, ma in realtà ce ne sono anche altri che sono presenti sul sito. Questo che ha delle bellissime sfumature della terra, perché come potete vedere c'è l'arancione, c'è il marroncino, c'è il beige, o questo che invece ha delle fantastiche sfumature con del viola, del blu, dell'arancione, quindi veramente potete sfruttare quello che vi piace di più. Naturalmente in descrizione vi lascio il link al sito Filati Elsa, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Ora io taglia S vi consiglio 3 gomitoli, taglia M uguale 3 gomitoli, taglia L vi consiglio 4 gomitoli se volete fare anche lo scaldacollo, se invece non volete fare lo scaldacollo bastano 4 gomitoli. Poi però se volete la giacca più lunga, allora taglia M vanno bene sempre, anzi no, taglia M facciamo 4 gomitoli, taglia L sicuramente 4 gomitoli. Per quanto riguarda la lavorazione della giacchetta, mi tolgo un attimo lo scaldacollo così potete vedere bene la giacchetta. Io ho fatto una lavorazione top down, quindi si parte dall'alto, si vanno a fare sempre 3 giri che permettono di fare gli aumenti sia per tutta la parte alta che anche poi quando fermiamo e fare gli aumenti una volta arrivata gli scalfi, per continuare a fare gli aumenti sul davanti e quindi avere questa giacca chiusa in crocio. Una volta fatto ciò, sono andata a realizzare le maniche e poi ho fatto queste strisce di maglie alte, sono 3 maglie basse, scusatemi, strisce di 3 maglie basse, che come potete vedere poi ho fatto passare qui dietro per tutta la schiena, e poi sono andata a fare un fiocco qui per poterla chiudere. Mi raccomando, io nel video tutorial vi dico quanto ho fatto lunga ognuna delle due strisce, perché è una taglia più grande sicuramente deve andare a fare più lunga rispetto a me. Calcolate almeno un 6, 7, se non anche 10 centimetri, tanto qui il fiocco se viene grande non è un problema in più rispetto a me. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro cardigan io ho deciso di utilizzare il nuovo filato che mi è arrivato, che è questo che si chiama Super Bowl. Il colore che userò io è questo qui, questo che ha queste splendide sfumature, che è il 484. Lavorerò con l'uncinetto del 4,5. Allora vi dico già che io ho montato 71 catenelle. Per chi vuole fare lo scollo un po' più largo, è un top down con scollo a V, quindi come avete visto all'inizio del giro andremo a fare ulteriori aumenti. Io vi consiglio di non andare a fare troppi aumenti, ma limitarvi a fare un aumento che consiste nel aumentare di 2 catenelle per lato. Ora i lati saranno soltanto 3, perché i primi due avanti in realtà sono poche maglie per poter iniziare, quindi lì non farete non fate catenelle in più, ma le catenelle in più vanno sulla parte delle nostre spalle e sulla parte dietro. Quindi per una tappa, se volete allargarlo di poco, io vi consiglio di fare 6 catenelle in più, quindi 71 più 6, in modo tale appunto da avere poi 2 catenelle in più per ogni lato, mentre quindi lato dietro, le due lati per la manica, mentre se avete bisogno di allargare ulteriormente, allora aumentate di altre 6 catenelle, quindi per un totale di 12 catenelle.
Quindi ripeto, 71 sono le mie catenelle. Per chi vuole fare un aumento, io consiglio 6 catenelle, in modo tale da avere 2 catenelle in più per le due parti laterali, sia le maniche che per la parte dietro. Mentre per chi deve fare un ulteriore aumento, perché magari sta lavorando con un uncinetto più piccolo, vi ricordo che io sto lavorando col 4,5, va a fare 12 catenelle, quindi 71 più 12 catenelle. E quindi quando io andrò a contare le maglie alte, non del primo e dell'ultimo pezzo, che sono le due parti avanti, lì ne dovete fare uguale alle mie, negli altri andrete a mettere 2 maglie alte in più o 3 o 4 maglie alte in più rispetto a me. Quindi possiamo iniziare e a questo punto andiamo a lavorare e andiamo a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Salto la prima catenella, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta. Prendo il filo, salto una catenella e vado a fare il mio primo angolo. Quindi entro nella catenella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Quindi questo lo deve fare uguale a tutte. Adesso salto una catenella e vado a fare 11 maglie alte. Mi raccomando, chi ha fatto 6 catenelle in più deve farne 13, mentre chi ha messo 12 catenelle in più deve andare a fare 15 maglie alte. Noi invece ne andiamo a fare 11, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e 11. A questo punto andiamo a fare il nostro secondo angolo, quindi prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, salto una catenella. Adesso andiamo a fare la parte dietro. Io andrò a montare 21 maglie alte, mentre chi ha fatto gli aumenti, se ha fatto un solo aumento, va a aumentare di 23 maglie, va a fare un totale di 23 maglie alte. Se invece avete fatto due aumenti, allora dovete andare ad aumentare e fare 25 maglie alte. Io ne andrò a fare 21, una in ogni catenella, quindi una e con fatte le mie 21 maglie alte. Prendo il filo, salto una catenella, entro nella successiva e di nuovo a fare una maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, rientro un'altra maglia alta. Adesso devo andare a fare la mia seconda manica, quindi salto una catenella e di nuovo vado a fare 11 maglie alte. Mi raccomando, per chi ha fatto gli aumenti, o ne deve fare 13 o ne deve fare 15. Quindi una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Vado a fare il mio quarto e ultimo angolo. Salto una catenella, entro in successiva e vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Salto una catenella, io ho fatto qualche catenella in più per paura di averne contato male, e quindi vado a fare le ultime 2 maglie alte, una e due. Mi raccomando, qui non dovete tagliare il filo, ma andate a scucire in questa maniera, in modo da togliere le catenelle in più. Io anche quando conto tendo sempre a fare una catenella in più, in modo tale, qualche catenella in più, in modo tale che se sbaglio almeno ne ho in più e non in meno, che poi se ne ho in meno sono costretta a disfare. Quindi a questo punto possiamo andare a fare il nostro secondo giro. Quindi ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, rientro dentro la prima maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta, una maglia alta, scusate il filo come al solito, io se non ci litigo non sono contenta, una maglia alta sulle successive 2 maglie alte,
una, due. E siamo così arrivati all'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro angolo. Una maglia alta, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. Adesso dobbiamo andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, inclusa la maglia alta del ventaglio del giro precedente. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino a ritrovarci al nostro secondo angolo. Quindi continuo a lavorare in questa maniera molto semplice, quindi anche se avete fatto gli aumenti qui dovete fare esattamente come me, una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al vostro ventaglio. E vedete, sono arrivata al ventaglio, vado sempre a fare una maglia alta nella prima maglia alta del ventaglio, entro dentro il ventaglio e faccio una maglia alta, 2 catenelle e rientro un'altra maglia alta e si ricomincia una maglia alta sopra ogni maglia alta, contando anche quella del ventaglio. Quindi continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al mio terzo angolo. Quindi ho fatto una maglia alta sopra ogni maglia alta, sono arrivata al mio terzo angolo, una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio e di nuovo il ventaglio, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta e di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo angolo. I giri che dobbiamo fare in totale sono 3, che poi vanno sempre ripetuti. Quindi adesso, scusatemi, continuo a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta e siamo così arrivati all'ultimo angolo. E di nuovo maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare il nostro ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e adesso andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 maglie alte nella terza catenella che chiudeva la mia prima maglia alta, quindi una e rientro 2. Abbiamo terminato così anche il nostro secondo giro e come potete vedere già si sta formando la nostra lavorazione. Quindi terzo e ultimo giro e andiamo a lavorare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1 2 3. Prendo il filo, rientro nella stessa maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. A questo punto vado a fare il mio ventaglio, quindi entro nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Adesso continuiamo la lavorazione, ci troviamo nella nostra manica e andiamo a fare una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, saltiamo una maglia, entriamo nella successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia e si entra nella successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia e si va nella successiva. Ancora dobbiamo fare sempre questo. Maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia alta e si fa la maglia alta in quella successiva. E quindi continuiamo così fino ad arrivare al nostro angolo. L'ultima maglia alta va fatta dove abbiamo la maglia alta del ventaglio. Ops. E poi di nuovo il ventaglio all'interno del ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, si rientra maglia alta. E di nuovo maglia alta sopra la prima maglia alta,
catenella di separazione, si salta una maglia alta e si va nella successiva. Catenella di separazione, si salta una maglia, si va nella successiva e si continua così fino ad arrivare al terzo angolo. Sono arrivata al mio terzo angolo, l'ultima maglia alta va fatta sopra la maglia alta del ventaglio, si va all'interno dell'archetto e si va a fare il ventaglio, quindi maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. E di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, si salta una maglia e si ricomincia da capo. E si va così di nuovo fino ad arrivare al nostro quarto e ultimo ventaglio. Quindi vedete, catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta. Catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta, catenella di separazione e di nuovo la mia ultima maglia alta la vado a fare dove ho la maglia alta del ventaglio e di nuovo andiamo a fare maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta e possiamo andare a fare così la fine del nostro giro. Quindi andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta del ventaglio, catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva maglia alta, catenella di separazione e vado a terminare il giro andando a fare 2 maglie alte all'interno della terza catenella, 1 e 2. Adesso vi faccio rivedere come rifare il primo giro dato che abbiamo una base diversa e comunque dovete considerare che dobbiamo andare a fare sempre gli aumenti, quindi andremo sempre a fare a inizio fino giro 2 maglie alte nella stessa maglia di base, quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle e andiamo a fare di nuovo una maglia alta nella stessa maglia alta, una maglia alta nella maglia alta successiva e poi una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella e adesso una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1 2. Nell'archetto di 2 catenelle andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, 2 catenelle, rientriamo maglia alta. A questo punto nella nostra manica andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi qui andiamo a fare la nostra maglia alta e una maglia alta nella maglia alta successiva, una maglia alta dove abbiamo l'archetto di una catenella e si ricomincia, maglia alta dove abbiamo la maglia alta, maglia alta nell'archetto di una catenella. Quindi questa è la nostra lavorazione che dovremo andare sempre a fare, mi raccomando, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta in ogni archetto. Quando arrivate qui ricordate di fare il ventaglio, maglia alta sopra ogni maglia alta, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra la penultima maglia alta e 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta e poi si ricomincia dal secondo giro. Quindi questi sono i 3 giri che andremo sempre a ripetere, io lo farò fino ad arrivare all'altezza degli scalfi e vi dirò quante volte ho ripetuto questi 3 giri facendo sempre gli aumenti e poi vedremo come continuare la nostra lavorazione. Dunque io ho ripetuto i 3 giri per 4 volte, 1 2 3 e 4, e poi sono andata a ripetere i primi 2 giri in modo tale, sempre facendo gli aumenti, per poter allargare tutto il mio sprone, quindi sia la parte dietro che le due parti delle maniche, le due parti avanti. A questo punto sono andata a mettere i marcatori perché come scalfo per me va bene sia come larghezza delle maniche sia da arrivare appunto dal collo alla sottobraccia, e sono andata a mettermi un marcatore qui unendo i due angoli avanti e dietro, e questa è la parte avanti. Come vedete la giacca verrà a incrocio, quindi io continuerò a fare gli aumenti
in modo tale appunto da, ups, ok, poi lo recupero il filo, continuerò a fare gli aumenti perché voglio far incrociare un po' di più le parti avanti, appunto per creare questo cardigan a incrocio, e poi procederò senza fare più aumenti. Naturalmente io vi dirò adesso quanti giri andrò a fare sempre con gli aumenti, ma gli aumenti li farò solo qui sul davanti, sull'incrocio, mentre smetterò di farli qui ai lati e anche nelle mani. No, aspetta. Un'altra cosa, naturalmente per le taglie più grandi e una taglia M, io vi consiglio di andare a fare almeno 5 motivi più un altro giro, il primo giro del motivo, in modo tale da avere lo scalfo un po' più lungo e più largo. Per una taglia M andate a fare 6 motivi e poi andate a mettere, scusatemi, 5 motivi e poi andate a mettere 6 motivi e poi andate a mettere i vostri marcatori. Non è importante se finite a mettere i marcatori con il giro di maglie alto, il giro di maglie alte separate da una catenella, perché qui si lavora sempre allo stesso modo, quindi l'unica cosa che cambia sono appunto il giro maglie aumenti, il non fare più aumenti non cambia. Quindi dicevamo, io adesso continuo con la parte a lavorare il corpo della mia giacca e, come dicevo, dovendo fare io ancora aumenti, io andrò a fare 3 catenelle e rientrerò facendo la maglia alta. Chi invece non deve fare più aumenti non rientra, ma va direttamente a lavorare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi io, scusate, alternato sempre da una catenella, se sta facendo il giro alternato con una catenella, quindi maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado nel successivo e faccio la mia maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, successiva e vado a fare una maglia alta. Continuo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare al mio primo marcatore. Quindi vi ricordo che io poi non farò più aumenti dove ho i miei marcatori qui, gli aumenti li faccio solo a inizio e fine giro. Per chi non vuole fare l'incrocio, basta che qui non fa 2 maglie ma ne fa soltanto una. Quindi adesso continuo a lavorare così fino ad arrivare al mio primo marcatore. Ora sono arrivata dove ho il mio marcatore, non voglio fare più l'angolo, quindi vado a fare catenella di separazione, tolgo il marcatore perché così si vede meglio, vado a fare una maglia alta entrando nell'archetto dietro e nell'archetto avanti, scusa, davanti, nell'archetto dietro di 2 catenelle, vado a fare la mia maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia. Chi invece sta facendo il giro con tutte maglie alte va a fare una maglia alta nell'archetto 2 catenelle sul davanti, una maglia alta entrando nell'archetto avanti, nell'archetto dietro, e poi una maglia alta qui dove ha sempre l'archetto del dietro, mentre io ho fatto la catenella e vado a fare una maglia alta qui sulla parte successiva. Questo perché dove dovete fare, io ho una maglia alta più 2 catenelle, una avanti e una dietro, per un totale di 3. Quindi voi dovete avere 3 maglie alte se state facendo il giro di maglie alte. Questo perché vi ricordo che dobbiamo avere comunque un numero dispari per poterci trovare poi quando andiamo a fare il giro con le maglie alte. Quindi io adesso continuo la lavorazione normalmente fino ad arrivare al secondo marcatore. Anche in quel caso vi farò vedere come andare dalla parte avanti, scusate, dalla parte dietro alla parte avanti. Sono arrivata quindi al secondo marcatore, lo vado a togliere e andiamo a fare catenella di separazione, prendo il filo, entro nell'archetto del dietro ed entro nell'archetto del davanti e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, vado dove ho la prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Mi raccomando, chi sta facendo il giro di maglie alte va a fare una maglia alta nell'archetto dietro, una maglia alta tra l'archetto dietro e l'archetto del davanti e una maglia alta nell'archetto sul davanti. Continuo a fare catenella di separazione e una maglia alta, vi faccio vedere come terminare il giro e poi come iniziare il successivo. Alla fine non cambierà nulla, l'unica cosa, io poi per non fare più aumenti, come vi ho detto, basterà non fare più 2 maglie alte all'inizio e a fine giro ma una sola, e vi dirò dopo quanti altri giri, dopo aver fatto, dopo aver messo i miei marcatori, sono andata a fare gli aumenti e quando poi quindi mi sono fermata, quanti giri ho fatto una volta non fatto più gli aumenti. Quindi si continua a lavorare in questa maniera. Quindi vado a terminare il giro andando a fare 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta.
mi giro con la lavorazione e adesso vado a fare i miei due giri di maglie alte, andando a fare quindi il mio aumento, una maglia alta, rientro un'altra maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi ripeto, adesso facciamo normalmente in tre giri, vi dirò dopo quanto ho tolto il mio marcatore, cioè ho smesso di fare i miei aumenti e poi quanti giri ho fatto non facendo più aumenti. Vi ricordo che per non fare più aumenti basterà non fare più due maglie alte sopra l'ultima e la prima maglia alta di ogni giro, ma una sola maglia alta. Allora, io ho terminato il corpo della mia giacca e vi dico che io ho fatto gli aumenti per un motivo e un giro. Diciamo che qui abbiamo fatto il primo giro sotto gli scalfi, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, esattamente 5 giri con gli aumenti. Poi non ho fatto più aumenti e vi ricordo che per non poter fare più aumenti basta fare soltanto una maglia alta nella prima e nell'ultima maglia di ogni giro. E a questo punto sono andata a fare altri 6 no, sì, 6 motivi senza aumenti e poi ho rifatto i primi due giri. Quindi la giacca viene in questa maniera chiusa a incrocio. E adesso possiamo andare a fare la manica. Io una già l'ho fatta perché volevo capire un po' la lavorazione, come veniva, e quindi adesso vi faccio vedere come andare a fare la manica. Per poter realizzare la manica, io mi aggancio qui sotto, vedete? Questa è la parte superiore, questa è la parte, scusatemi, inferiore della dello scalfo, e andrò a fare il giro di maglia alta separata da una catenella. Mi raccomando, chi invece deve fare un giro di maglie alte va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e una maglia alta qui sotto. L'unica cosa, andate a contare, fate in modo di avere un numero dispari, quindi non un numero pari ma un numero dispari, altrimenti quando poi andate a fare il giro con la maglia alta alternata una catenella non vi trovate. Quindi io vado a lavorare in questa maniera. Mi aggancio sotto e vado a fare le mie prime. Ops, scusatemi. Dicevo, vado a fare le mie prime 3 catenelle, una, due, tre, che sono la mia prima maglia alta, catenella di separazione, e vado direttamente dove ho la prima delle mie maglie alte e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia, vado nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, e continuo così quindi per tutto il primo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il secondo. Allora, sto terminando il giro, ho fatto l'ultima maglia alta sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. E adesso inizio il giro, quindi vado a fare di maglie alte, vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto, una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi semplicissimo. Il giro successivo, naturalmente, andremo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta e poi di nuovo ricominceremo con il giro di maglia alta separata da una catenella. Quindi diciamo che non cambia assolutamente nulla da come facevamo i giri andata e ritorno, da questo ad avere appunto a giro tutto chiuso, quindi al giro di tutto tondo. L'unica cosa che vi devo dire, mi raccomando, quando fate le maglie alte di non prendere soltanto i due come si dicono, i due filini, ma di entrare ben dentro la maglia alta sottostante, altrimenti, come sapete, la lavorazione tende a girarsi, quindi vedrete la fine ed inizio giro che fanno una curva molto poco bellina, mettiamola così. Quindi mi raccomando, non entrate solo sui due fili, ma entrate proprio all'interno, quindi prendendone tre. E dovete fare questo soprattutto quando andate a fare il giro superiore a questo di tutte maglie alte. Quindi mi raccomando, state bene attenti a questo. I giri da fare sono sempre tre, quindi due giri di maglie alte e un giro di maglie alte alternata a una catenella. Io alla fine vi dirò quante volte ho ripetuto il mio motivo. Questa volta conterò come motivo dal giro di maglia alta separata da una catenella, perché comunque sono tre giri sempre, quindi tre giri sono il mio motivo, che non cambia nulla da come facciamo qui. Quindi vi dirò alla fine quanti giri, quanti motivi sono andata a fare. Anzi, in verità ve lo posso già dire, perché come vi ho detto, io ho già fatto una manica e io ho ripetuto il motivo per 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, terminando con i due giri di maglie alte. Terminate le maniche, che vi ricordo ho fatto il motivo ripetendolo per 10 volte, quindi 3 giri li ho ripetuti 10 volte, sono andata a creare le strisce per poter attaccare lateralmente la mia giacca. Dovete tenere presente quando andrete a fare questo giro, questa striscia, io sono strisce di 3 maglie alte sia da questa parte che da quest'altra parte, io le sono andata a fare subito dopo il primo giro senza aumenti, quindi qua c'è il mio giro senza aumenti, subito dopo sono andata a fare la mia striscia di maglie basse, quella che va sul davanti, quindi quella la parte che va sopra, l'ho fatta lunga circa 40 centimetri. Poi ho rifinito il sotto di maglie basse perché una striscia, un lato mi era venuto irregolare, quindi per regolarlo ho fatto una striscia di maglie basse. L'altra invece striscia l'ho fatta lunga circa 100 centimetri, questo perché la parte sotto della nostra giacca, quindi quella che va sotto, è quella che poi deve spuntare da questo lato e fare tutto il giro intorno al dietro della nostra giacca per poter poi, ve lo faccio vedere così si capisce meglio, vedete, la faccio uscire qui, deve andare dietro la nostra maglia, la nostra giacca, e quindi qua fare il fiocco per poter stringere e chiudere appunto la nostra giacca. Quindi mi raccomando, io l'ho fatta di 100 centimetri, però voi se volete fatela anche più lunga, dipende da quanto volete che poi il fiocco o il nodo che fate lateralmente si noti. Una volta fatto questo, io non ho fatto alcun tipo di bordino intorno alla giacca, l'ho lasciata così com'era, quindi per me la giacca è terminata. Voi volendo potreste fare anche un bordino prima di maglie basse e poi andare a fare appunto le vostre strisce per fare la cintura. Allora, con il filato che mi è avanzato sono andata a fare una sciarpa ad anello, eccola qui, lo vedete, i giri sono sempre 3 come quelli della giacca, soltanto che ho fatto una piccola modifica, nel senso che ho fatto le giri di maglie alte in rilievo, questo per dare un po' più di movimento alla mia sciarpa ad anello, ma anche perché altrimenti mi annoiavo a fare sempre la stessa lavorazione, quindi ho voluto diversificare in questa maniera. Ora vi dico già che questa sciarpa mi è venuta larga circa 100 centimetri, montando 110 maglie alte, quindi scusate, 110 maglie alte, mi è venuta larga 100 centimetri di circonferenza. Naturalmente io ho lavorato in tondo proprio per evitare di fare la cucitura. Adesso vi faccio vedere però la tecnica che ho usato io per poter montare le maglie alte. Invece di partire facendo le 110 catenelle, sono andata a fare la tecnica che in realtà vi ho fatto già vedere in una diretta su Facebook, ma che vi ripropongo per chi non ha appunto Facebook e quindi magari non la conosce. Allora, si va a lavorare in questa maniera. Si va semplicemente a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che diciamo che equivale alla mia prima maglia alta doppia. Si prende due volte il filo sull'uncinetto, si entra nella prima catenella, scusate, la tolgo così vedete meglio, e si va a fare una maglia alta doppia. Si riprendono 2 catenelle, si entra alla base della maglia alta doppia, entrando qui, e andiamo a fare un'altra maglia alta doppia. Ancora si prende due volte il filo uncinetto, si va alla base, si entra nelle 2 catenelle e si fa una maglia alta doppia. Ancora due volte il filo uncinetto, si entra nella base della maglia alta precedente e si va a fare una maglia alta doppia. Ops. E si continua sempre così, due volte il filo sull'uncinetto, si entra nella base della maglia alta e si va a fare la maglia alta. Due volte il filo sull'uncinetto, si entra alla base e si va a fare la maglia alta doppia. Come vi ho detto, io ne ho fatte 112, voi potete farne di più, di meno, a seconda di quanto la volete fare larga. Ricordatevi solo che alla fine dovete avere un numero pari di maglie alte, perché altrimenti non vi viene il terzo giro. Quindi continuiamo, perché rispetto a prima adesso stiamo facendo la lavorazione in tondo, quindi abbiamo bisogno di un numero pari, quindi continuo a fare sempre la mia maglia alta doppia.
Ve la faccio vedere perché voglio che capiate bene. Si entra nella base e si va a fare la maglia alta. Vedete? In questa maniera abbiamo la nostra striscia di maglie alte senza fare le catenelle sotto, quindi la lavorazione è molto più morbida. Ne faccio ancora, poi le vado a contare per vedere che sono, se sono un numero pari, e poi le chiudo in tondo in modo da farvi vedere come si chiude in tondo e farvi vedere poi gli altri due giri da fare. Quindi continuo a lavorare in questa maniera, veramente semplicissimo. Allora vado a contare un attimo le mie maglie alte per vedere se sono pari. Ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Adesso possiamo andare a fare il secondo giro. Ricordatevi che queste alla fine sono maglie alte, quindi è come se avessimo fatto un giro di maglie alte. Quindi quando ripeteremo il primo giro dovremo andare a fare un giro di maglie alte. Come vi ho detto, io le voglio fare in rilievo, quindi andiamo a fare 3 catenelle. E nella maglia successiva andiamo nella parte dietro, nelle due catenelle dietro, quindi mi raccomando, non entrate solo nella catenella, ma entrate bene dietro, entrando anche in quella più dietro, così si vede meglio, eccomi, e andiamo a fare la nostra maglia alta. Di nuovo andiamo nella successiva, entriamo dietro e andiamo a fare la nostra maglia alta e rilievo. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il giro, andando sempre nella parte alta dietro. Nella parte della maglia alta dietro, in questa maniera, molto molto semplice. Ripeto, io ho deciso di modificare, di fare in questa maniera perché altrimenti mi sarei un po' annoiata a fare di nuovo lo stesso giro che ho fatto per la maglia a incrocio, scusate, per il cardigan a incrocio. Quindi ho preferito fare in questa maniera per dare appunto più movimento al nostra sciarpa collana, scaldacollo, come preferite chiamarla. Ok, stiamo arrivando alla fine del secondo giro. Come vedete, ho fatto sempre le maglie alte in rilievo sul dietro. E ho fatto una